Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere assieme quale bici può fare per voi, ovvero se è meglio andare ad acquistare una bicicletta da strada, una bicicletta da grave o una mountain bike, e tutti i pro e i contro del caso e perché sarebbe meglio questo tipo di bicicletta per voi. Ogni bicicletta ha le sue specifiche e ognuna si trova meglio in un certo tipo di terreno e in un altro tipo di terreno non ci va proprio. Ad esempio, la bicicletta da strada non potremo mai portarla in un sentiero complicato dove può andarci una mountain bike. E quindi per questo andiamo a vedere in base alle vostre esigenze cosa può far per voi. Partiamo subito col vedere la bicicletta da strada, proprio perché si ha poco da parlare. La bicicletta da strada va utilizzata su strada, quindi su tutte le strade che vedete non avete problemi ad andarci, potete comunque fare qualche strada bianca, ma comunque non dovete esagerare. Quindi la bicicletta da strada la dovete comprare solo se andate su strada. Bisognerà soffermarsi di più sulla bicicletta da gravel e sulla mountain bike, che hanno degli utilizzi più specifici. E se ne vado a comprare una per fare un utilizzo scorretto, ho fatto un acquisto sbagliato e per evitare questo guardate il video fino alla fine ovviamente. Andiamo subito col vedere la bicicletta da gravel. Bicicletta gravel che esiste da pochi anni, che sta spopolando proprio perché è una bicicletta che si riesce a usare in tutti i tipi di terreno. O meglio, va un po' dappertutto, ma non eccelle da nessuna parte. Ovvero, se io la utilizzo su strada, vado più piano rispetto a uno che utilizza una bicicletta su strada. Stessa cosa se vado nel fuoristrada, dove comunque me lo consente, perché se faccio un fuoristrada troppo spinto non la posso utilizzare. Rispetto a qualcuno con la mountain bike, vado comunque più piano. Oppure utilizzo la mountain bike dove dovrei andare con una bicicletta gravel e vado comunque più piano. Quindi, proprio per questo, bisogna sapere i percorsi che vado a fare, cosa poi andrò a fare con quella bicicletta, per evitare un acquisto sbagliato. La bicicletta da gravel va utilizzata su strada e nel fuoristrada. Nel fuoristrada i terreni più adatti alla gravel sono strade bianche, possono essere anche dei prati. L'unica cosa da tenere in considerazione è che non deve essere un terreno troppo tecnico. Se iniziamo a vedere dei sassi, iniziamo a vedere tante radici, con la bicicletta da gravel sarebbe meglio non andare. Proprio perché non c'ho ammortizzatori, adesso esistono delle biciclette con un piccolo ammortizzatore, addirittura con il reggisella telescopico, ma comunque non sono adatte per fare delle cose troppo tecniche. Quindi mi devo limitare a fare questi tipi di percorso. Posso comunque fare dei giri lunghissimi con la bicicletta da gravel proprio per questo motivo. Esistono tantissime biciclette da gravel, da quelle più performanti, adatte anche alle gare, perché dal prossimo anno 2022 ci saranno le competizioni gravel a livello UCI. E un nome su tutti, Mathieu Van Der Poel, che va fortissimo su strada, ciclocross, mountain bike, Tom Pidcock uguale, me li vedo perfetti per questa disciplina. Ho dimenticato Van Aert, che anche lui, secondo me, se andrà a farla, andrà molto forte. E siccome ci sarà un campionato del mondo, se partecipano questi tre, saranno sicuramente i favoriti. Gravel che in America ormai si fa da tanto tempo e in Europa sta arrivando anche adesso. Difatti si è fatta anche qua una gara quest'anno a fine stagione. E quindi il terreno preferito per le biciclette a gravel è proprio questo: strada, ghiaia, ovvero strade bianche e qualche prato che mi ci trovo di mezzo. Se so che vado a fare dei terreni tanto più tecnici, il mio acquisto deve essere incentrato su una mountain bike. Mountain bike può essere front o full, ovvero ammortizzatore anteriore o ammortizzatore posteriore. E so che con la mountain bike, oltre a fare la strada bianca e i prati, come abbiamo detto prima, con la gravel, posso andare e devo andare, perché le biciclette sono fatte per questo, nei pezzi più tecnici, dove trovo sassi, dove trovo delle radici. Lei si trova a suo agio per quel tipo di terreno, è fatta proprio per quello. Quindi, se il mio intento è andare a fare direttamente questi percorsi e so che andrò a fare questi, non sbaglio se acquisto una mountain bike. Se acquisto una bicicletta gravel per fare questi tipi di percorsi, l'acquisto che ho fatto è un acquisto sbagliato e poi non mi troverò bene con quel tipo di bicicletta. Proprio perché su strada e in una stradina bianca con la mountain bike faccio fatica ad andare avanti, ovvero non scorre benissimo e anche i rapporti che ho non sono adatti. Perché con un 34, 32 che abbiamo anteriormente, una cassetta posteriore dal 10 al 50, in pianura non riusciamo a fare delle velocità elevate. Proprio perché il 34
10 o 32-10 non sviluppa tanti metri come ne può sviluppare un 50 o 52-11 posteriore che abbiamo sulle biciclette da strada, oppure un 48 e via dicendo che si hanno nelle biciclette da gravel. E detto questo, l'importante prima di tutto, prima di andare ad acquistare una bicicletta, è sapere quello che voglio andare a fare e sapere i terreni che poi andrò ad affrontare. Quando so questo, saprò quale di queste tre biciclette è adatta di più a me. E ti ricordo che qui sotto in descrizione puoi trovare il link al mio canale Telegram Ciclismo Sconti, dove ogni giorno trovate degli sconti a tema biciclette, trovate la disponibilità di diversi modelli di biciclette, dalla strada al gravel alla mountain bike. Quindi se state cercando da tempo questi modelli, sapete che appena torneranno disponibili li troverete direttamente là, e vi consiglio di andare a darci un'occhiata. Ovviamente trovate tutto qui sotto in descrizione, e spero che i consigli che vi ho dato vi siano stati utili, perché magari eravate indecisi su quale modello di bicicletta andare a prendere. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e se lo fate siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!